Un saluto a tutti da Snowkills e benvenuti in questo primo video, ragazzi, su questo canale di Hearthstone. Hearthstone è un gioco che quasi sicuramente voi conoscerete. Se non lo conoscete, è un gioco di carte davvero bello perché, a differenza di molti altri giochi, è estremamente semplice e intuitivo, ma allo stesso tempo complesso e parecchio strategico. È anche per questo che ha molto successo e ci ho giocato circa un anno fa per un bel po' di tempo, poi l'ho totalmente abbandonato da quando mi sono fatto il PC più potente per poter provare tutti quei giochi che non avevo mai provato, ma adesso ci sto ricominciando a giocare e ho visto che mi hanno dato anche un sacco di pacchetti che volevo oggi ad andare a aprire insieme a voi proprio nel primo video che porto di questo gioco. Quindi 16 pacchetti, ragazzi, 16, e mi è stato anche dato, ho vinto anche una carta fighissima che adesso vi faccio vedere con il pacchetto nuovi giocatori, che è una carta del cacciatore, eccola qui, ragazzi, Re Crash, una bestia 8-8 con carica, costa 9, davvero figa secondo me come carta. Adesso non ci gioco da tanto e non sono un professionista, ma mi sembra davvero una bomba. Quindi torniamo ai pacchettini per poterli aprire, facciamoci qualche nuova carta, ragazzi, per iniziare questa avventura su questo gioco. Allora, apri boost, vediamo un po', ci mettiamo la prima. Allora, vediamo un attimo che cosa abbiamo. Questa pare che già ce l'ho, non lo so. Niente di che, una carta rara, grido di battaglia. Distrugge servitori adiacenti e ne ottiene attacco e salute per lo stregone, davvero figo. Una carta epica, guerriero. Una carta proprio per i guerrieri, tipica. Secondo pack, vediamo un po' che cosa abbiamo. Apriamoli tutti, vediamo se troviamo una leggendaria. Servitore dei nemici pesca una carta dopo che li silenzia, ok. L'attacco di questo servitore è sempre pari alla sua salute. Interessante questa. Le altre già le ho. 14 alla fine, vediamo un po'. Prima rara, carina, devo dire. Ce l'ho già, mi pare anche questa, e niente di raro epico. Tutte comuni in questo pacchetto. Vediamo un pochettino, questa col bordo dorato, non so. Forse perché è del paladino, vediamo questa rara. Pare che anche quella già ce l'avessi, pure questa e anche questa. Niente di speciale in questi pacchetti, dai, dammi qualche super cartone. Interessante questa per il ladro, questa ce l'ho già, carta rara. Ah, interessante questa, anche costa 6, non poco. E niente di epico. Prossimo pack. Distrugge un servitore nemico casuale. Ce l'ho già, anche questa. Vediamo questa rara. Passa attacco di un servitore nemico a 1, interessante come carta. Però per il paladino, non mi piace il paladino. Allora, dai, dammi una leggendaria, epica, provocazione, sovraccarico, 5, 7, 8, ragazzi, minchia, questa è fortissima per lo sciamano. Tutte le altre comuni che già ho. Diamo 9. Allora, rara dorata. Senza servitori nemici e pesca una carta, non male. Ce l'ho già, un'altra rara. Interessante questa. Leggendaria, ragazzi, top leggendaria, rantolo di morte evoca brain 4-5 quando muore, interessantissima. Questa è forte anche per tutte le classi, quindi nel prossimo video, dove non solo spacchetteremo ma andremo anche a giocare, questa direi che ce la proviamo proprio, mi sembra figa. È uscita anche una rara, infligge 2 danni o silenzia un servitore. Interessante, ragazzi, mi piace molto questa, 6 non è male per una 4-5 che evoca un altro 4-5 quando muore. Ok, abbiamo, niente comune, già c'è una rara, carica scudo divino, niente da fare, tutte comuni. Attenzione, vediamo un po' se esce qualcosa. Niente, ce l'abbiamo già, una rara, però niente bordo dorato. Non male quel 3-5, devo dire. Già viste e già viste. Vediamo un po' in questo se esce qualcosa di allettante. Quando raggiunge magia pesca una carta. Questa la conosciamo bene. Vediamo questa, niente, ce le ho già tutte. Soprattutto quella sciamano. Mancano altri 4 pacchetti, ragazzi. Speriamo esce un'altra di quelle super epiche. Già c'è, rara soltanto. Rara soltanto. Per il ladro. Un'altra rara. Fine del turno pesca una carta per lo sciameno.
Diamo un altro pack, ragazzi. Vogliamo un'altra super epica. Dai, almeno un'altra. Almeno un'altra. Furia del vento, tutte le classi. Non male quella. Un'altra rara. E niente di epico, ragazzi. Niente di epico. Rimangono tre pacchetti da aprire. Vediamo. Rara, rara. Niente, non la può attaccare. Provocazione. Niente leggendario, ragazzi. Niente da fare. Rimangono due pack. L'apriamo questo lampo così, deve uscire viola. Rara rara, ragazzi. Rara rara, vediamo. Un grido di battaglia, pesca una carta all'inizio del tuo turno. Scambia questo servitore con un altro a caso nella tua mano, ma già le ho praticamente, credo tutte. Ultimo pacchetto, ragazzi, deve uscire una leggendaria per forza. Oh, comune dorata, dai, almeno quando uso questa per tutte le classi ce l'ho dorata. Niente, rantolo di morte. Oh, niente da fare anche questo. Dai, viola, ti prego. Cazzo, epica all'ultimo, ragazzi. Epica, che cos'è? Tutti gli altri tuoi Marlock hanno 2-1. Ma questa mi pare che ce l'avessi già. Non mi vorrei sbagliare, non lo so. Comunque, all'ultimo è uscita una epica. E quindi, per questo video, ragazzi, direi che è tutto. Andiamo un po' a vedere queste carte che sono uscite. Ma per lo più, diciamo che è interessante questa. E volevo andare a vedere proprio questa qui, Cairn, che è davvero interessante come carta. Sai, me la voglio proprio andare a provare con questo rantolo di morte. Davvero figa questa carta. E almeno, dai, mi è uscito qualcosa che posso anche trasformare e creare. Mi devo un attimo rivedere. Comunque, se questo video, se questo gioco, ragazzi, vi piace, è inutile che ve lo dico, lasciate tanti like perché lo voglio continuare a portare. È davvero figo, soprattutto in vista anche dell'arrivo della fibra ottica. Questo gioco è davvero bello da streamare, quindi supportatelo. Lasciate anche un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se giocate a questo gioco, lo conoscete bene, ditemi anche che cosa ne pensate di questa carta e di alcune magari che mi sono uscite, che non ho fatto caso, che sono particolarmente forti. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.